Oggi ho invertito le finestre, hai visto? Sì, come mai? Mi è venuto. Ho deciso di stare un po' a destra. Brava, comunque Sì. sai che invertire è un verbo che mi è caro. Ciao, come stai? Abbastanza bene, in realtà. Non so, sarà questo yoga che sto facendo la mattina? Stai facendo yoga? Sì, su un'applicazione. Cioè, non fai più le tue 100 flessioni, fai. No, faccio sempre dei piccoli esercizi di CrossFit così, però ho deciso anche di fare yoga, Ah, che ho sempre mi ritenuto con piace. pregiudizio una disciplina molle, invece è tutt'altro che molle. Vedi i pregiudizi poi dove ti portano? Beh, è un pregiudizio sessista, perché Certo. essendo uno sport non muscolare e non di contrasto, Sì. viene percepito come una cosa per signore e anche di una certa età. Invece no, lo yoga No, potenzia tutto, la muscolatura, la colonna vertebrale, il ma poi senso ti mette di buon umore, mi sento anche più dritta, capito? di. Lo so, yoga e Pilates sono una grande cosa, io non faccio nessuno dei due, ma li stimo entrambi a distanza, diciamo. Diciamo sei sportiva ma sintomatica. Sì, ma sintomatica direi che come la maggior parte degli italiani, del resto, che sono tutti tifosi di calcio e si considerano sportivi per questo, perché dal divano guardano 3 partite alla settimana. Però vabbè, non è di quello secondo me che dobbiamo parlare, perché ci hanno lanciato un tema. Esatto, ma ricordiamo chi ce l'ha lanciato? Sì, ricordiamolo, ce l'hai tu segnato? Ovviamente io mando delle cose che poi perdo, Murgia, questa è la verità. Vabbè, lo troverò. Devo guardare io, aspetta. No, no, guarderò perché è giusto e sensato. Tu mi hai mandato, eccolo qua. Lo scoviamo subito. Può essere questo? Ah no, questo l'abbiamo già fatto. No, Aspetta. infatti, dove te l'ho mandato? Non so dove me l'hai mandato. Ah, Murgi, oggi solita ora, che facciamo? Qui chiedono gentilezza contro aggressività. Ma chi lo chiede? Appunto, non me lo sono segnato, ormai è finita, va bene. Lo Persona. troverai. Sì, esatto. Allora, se dobbiamo fare gentilezza versus aggressività, Sì. lanciamo la moneta. Io Sì. ho molte cartucce su questo tema. Anche io. Quindi, ok, testa o croce? Testa aggressività, croce gentilezza. Croce. Ok. Croce, ti è uscito. Ah, benissimo, quindi ho gentilezza. Sì. Perfetto. Ah, comunque, Vipanti, Vitalba che ci ha chiesto gentilezza o aggressività. Vipanti è il profilo Instagram. Ok, Vitanti profilo Instagram, sappi che questa puntata è dedicata a te e al tuo suggerimento. Perché mi è toccato aggressività? Perché io. Strano, Muggi. No, Ci deve essere un magnetismo. allora, io ho la fama di essere aggressiva. Semplicemente perché questo è un paese fottutamente maschilista, per cui una donna decisa è una donna aggressiva. Se io fossi stata un uomo, nessuno penserebbe che sono aggressivo. Penserebbero tutti che sono assertivo. Brutto assertivo anche però, eh. No, dico assertivo, deciso, con le idee chiare, ah, mannaggia, cioè c'è un doppio binario di lettura. Beh, sicuramente. Una donna che si può, anche questa cosa che mi dicono, ah, sei sempre arrabbiata. Io non sono sempre arrabbiata. A volte mi arrabbio per dei motivi e dentro quei motivi esercito, come dire, il linguaggio della rabbia. Ma non è che sono arrabbiata H24 da quando mi alzo a quando mi addormento. Sorridi che sei più carina. Abbassa il livello di aggressività. Questa gente è stupida, non ha capito che nel mondo animale, quando una bestia ti mostra i Appunto. denti, ti sta minacciando. Mi sta minacciando, esatto. Lo so, hai ragione, c'è un binario sessista rispetto alla discussione gentilezza, aggressività. Ecco, mi piaceva farla un pochino più aerea, nel senso, senza citare queste tristezze, diciamo, in cui nuotiamo ogni giorno, quindi con le questioni di genere. Però in effetti si potrebbe dire una cosa, che la gentilezza è un modo subdolo anche per averla vinta. Sì, Qual è la controparte della gentilezza? La mellifluità. la La mellifluità, manipolazione, la manipolazione. la manipolazione. Beh, è un sentimento per pigri la gentilezza.
perché chiaramente è un modo di affrontare le relazioni e anche le relazioni conflittuali a basso investimento energetico. Cioè ti costa meno il più delle volte essere gentile che non essere chiaro. No, secondo me essere gentile costa sempre abbastanza di più, perché ovviamente la gentilezza in qualche modo è dialettica quando è buona, senza quando non è manipolazione. La gentilezza in fondo è un modo per un modo d'apertura, cioè la chiarezza comunque è una cesoia, appunto uno chiaro taglia, illumina, porta la voce, porta la luce, separa le ombre dalle tenebre, diciamo divide, è binaria, diciamo la chiarezza, mentre la gentilezza non è binaria. La gentilezza, diciamo, ha ombre, laddove la luce, laddove la chiarezza non ce l'ha. Cioè la gentilezza ti lascia un margine interpretativo che può essere tante cose, quindi ti esercita in qualche modo all'attenzione all'altro. E che per me la gentilezza è una specie di... cioè, io percepisco, a parte le situazioni in cui essere gentili non ha alcun fine, se non appunto quello di far sentire bene un'altra persona, ma non sono molte, e di solito sono delegate o all'estraneità totale oppure alla intimità totale. Nel mezzo, cioè tutte le persone con cui lavori, tutte le persone con cui hai dei contatti perché vogliono qualcosa da te o perché tu vuoi qualcosa da loro, quindi non relazioni tipo affettivo, dette, ma proprio relazioni funzionali. Ecco, nelle relazioni funzionali la gentilezza è uno strumento di ottenimento di quello che si desidera, di riduzione della conflittualità, ma anche di... vela le verità, cioè ci sono cose che per gentilezza noi non diciamo, ma in realtà la gentilezza in quei casi è pura ipocrisia, perché tu sai che se non dovessi usare la gentilezza e dire le cose con chiarezza, entreresti in una dinamica di conflitto che ti distoglie dall'obiettivo. Quindi io la stragrande maggioranza delle volte in realtà nelle relazioni funzionali sono gentile perché costa meno, è un atteggiamento di risparmio energetico e qualche volta sì, ottieni più cose, perché le persone non si accorgono in realtà di quanto sì, pensano che il metodo e il merito siano la stessa cosa, che tu sia gentile perché vuoi essere gentile. Non lo so, io penso che però la gentilezza, cioè sia la gentilezza che l'aggressività come maniera dialogica, diciamo, siano posturali, nel senso non è che cambiano se le relazioni sono, diciamo, intime o sono funzionali, o diciamo se uno si trova a fare lavori dove in qualche modo tutte le relazioni funzionali hanno una componente sentimentale fortissima, come essendo i libri oggetti sentimentali, dunque legati alle persone, essendo la radio un oggetto sentimentale, quindi legato alla voce, essendo anche questi nostri colloqui, diciamo, passano per un mezzo che in realtà è sentimentale, perché appunto vediamo pezzi di mettiamo stendiamo pezzi del nostro quotidiano. Quindi, diciamo, perciò secondo me è più interessante capire se esiste una postura di gentilezza che ha a che fare con la comunità e se esiste una postura di fermezza che ha a che fare con la collettività, e soprattutto se essendo una donna è possibile essere fermi senza essere definite aggressive, come dicevi prima. È possibile secondo te, Murgia? Non ne sono convinta, nel senso che in un contesto sessista una donna gentile, la gentilezza è considerata una funzione del servizio, non della leadership, per cui se tu sei gentile automaticamente non sei decisa se sei un uomo. Anzi, ti dirò di più, che se una donna decisa è una donna aggressiva, un uomo gentile facilmente si sente dare del poco virile. Cioè, un uomo gentile è un gay, questo è nella testa delle persone. Un uomo ha uno spettro di possibilità di esprimere la sua decisione molto più ampio. Una donna no. Cioè, paradossalmente, perché le donne usano la gentilezza di più? Non perché il loro animo sia più gentile, ma perché in un contesto in cui la loro aggressività susciterebbe delle reazioni di opposizione molto forti, essere gentili è il modo per arrivare all'obiettivo senza essere contrastate o addirittura soppresse.
cioè a nessun maschietto dicono appunto sorridi che sei più carino, alle bambine lo dicono da quando nascono. L'idea che una donna possa porsi in maniera non sorridente, non gentile, non accomodante, non accondiscendente, non obbediente, non diligente, cioè tutti questi aggettivi fanno parte della stessa area semantica. E per questa ragione io ho un po' di disprezzo della gentilezza, non della postura morale di qualcuno che si mette nel mondo cercando di camminare il più leggero possibile, ma proprio come tattica di gestione dei rapporti, perché spesso i tentativi di fottermi più violenti sono arrivati da persone molto gentili, false cortesi si dice dei torinesi, ma in generale si può dire di un sacco di persone. Preferisco quelli che mi vanno a contrasto, sono scuola nuorese, e la scuola nuorese da questo punto di vista è assolutamente perfetta. Quando due persone iniziano una discussione, la prima risposta è no, e poi si ragiona, cioè la prima risposta non è mai gentile, la prima risposta è sempre aggressiva, il conflitto è l'inizio della relazione. Non lo so, Murgi, perché sai, secondo me io sono un po' rimasta, ma tutti credo siamo rimasti colpiti da quella cosa, ovviamente dice Guevara, senza mai perdere la tenerezza, quella cosa lì, no? Uno può fare la rivoluzione, può imbracciare le armi, può andare alla conquista, però senza mai perdere la tenerezza, che ovviamente, diciamo, è anche la gentilezza, cioè, diciamo, sono sentimenti di mitigazione rispetto alla realtà, cioè sono in qualche modo, vivendo noi in un'epoca post-mitica, dove i miti ovviamente non hanno né la tenerezza né la gentilezza, cioè hanno le fiamme, l'odio, l'amore, la pioggia, il Giove che si mangia Crono, che si mangia i figli, queste cose così. Quando è finita l'epoca degli dèi e si entra nell'età degli uomini, probabilmente bisogna cercare di mandare avanti i sentimenti mitigati, come per esempio il sentimento mitigato è la gentilezza oppure la tenerezza, quelle nuance. No, ma perché associ gentilezza e tenerezza? Tenerezza è un sentimento devastante. Perché finiscono in nezza? Eh? Perché finiscono in nezza? Ma tenerezza non appartiene proprio allo stesso registro della gentilezza. La tenerezza appartiene allo stesso registro della passione. No, cioè, dopo. Sì, certo, neanche Clarice Lispector. La tenerezza vuol dire che la persona che ho davanti ha il potere di infilarmi un coltello dentro senza trovare resistenza, perché sono tenera. Ma non è che devi sempre ragionare con la pattata, però, scusami. Cioè, no, ma io sono fiera delle mie tenerezze. Come si chiama la pattata? Sì, si chiama pattadese. Pattadese, esatto. Io sono fiera della mia tenerezza, ma penso che sia un arnese che sta in una cassetta degli attrezzi completamente diversa rispetto alla gentilezza. Ma è un sentimento di mitigazione, non è un sentimento. Ma guarda, te lo dice pure la vita. C'hai visto il cartone animato Walt Disney Inside Out, quando subito nasce l'amore, immediatamente dopo arriva il dolore, e subito dopo c'è la nostalgia e la tristezza e la tenerezza. Questo voglio dire, è che esattamente sono sentimenti che nascono, diciamo, sono di derivazione, appunto, hanno a che fare con la cultura, la conoscenza, la frequentazione, con la memoria anche probabilmente, come esattamente come la gentilezza, la memoria di un mondo in cui tutti quanti hanno il tempo di vedere esattamente cosa l'altro sta dicendo. Ecco, perché la gentilezza ha a che fare col tempo in qualche modo, quindi non è pigra la gentilezza. Invece la tenerezza ha a che fare con la misericordia. Per me la tenerezza è quando la fragilità dell'altro mi commuove. Quindi in realtà la tenerezza, la mia tenerezza è collegata e si scatena solo davanti alla debolezza. La gentilezza davanti alla forza, invece, perché per me la gentilezza è un codice, mentre la tenerezza è un sentimento, la gentilezza è un codice. Non sono sicura, nel senso che secondo me sicuramente la tenerezza è un sentimento, questo è assolutamente sì, e sicuramente la gentilezza è un codice, però secondo me appartengono a entrambe, diciamo, a una parte di faccenda che hanno a che fare con la mediazione, con la relazione, cioè diciamo, non sono in qualche modo assoluti, mentre la chiarezza, l'esigenza della chiarezza in qualche modo porta in sé un'esigenza di assoluto. La gentilezza non porta in sé un'esigenza di assoluto, porta una postura che diventa estetico morale, diciamo. Allora, spezzo una lancia a favore dell'aggressività. L'aggressività, cioè il porsi in maniera forte nelle situazioni e anche in maniera conflittuale. Io credo che alcune situazioni non possano che essere affrontate così. Ti faccio un esempio.
Quando è che il sindacato in questo paese ha smesso di contare qualcosa nelle trattative con Confindustria? Esattamente. C'ho la risposta. Vai. Ho una mia idea. Vai. Da quando hanno trasformato il diritto al quesito del lavoratore in privilegio anagrafico? Ok, ce l'hai con i pensionati. Il sindacato ha smesso di esercitare. No, con i pensionati, assolutamente no. Figurati, come potrei fare ad averci con i pensionati, con due genitori che hanno pagato le tasse per tutta la vita e mo si stanno in qualche modo godendo la loro pensione che viene anche tassata, quindi ripagano per sempre. Cioè, paghi finché. No, mi sto riferendo a quando ho insegnato a scuola e facevo una supplenza su una cattedra che era di una ragazza che aspettava un bambino. La ragazza non aveva preso l'anno intero, ma prendeva di 15 giorni in 15 giorni, senza nessun motivo, visto che essendo professore di cattedra tutti i suoi diritti, diciamo, erano garantiti. Ma io non facevo i punti, perché ci vogliono 16 giorni per fare un punto a scuola. Quando sono andata nel provveditorato a dire questa cosa al sindacato, hanno detto che era un suo diritto prendere di 15 giorni in 15 giorni. Ecco, il diritto di prendere una cosa, torniamo, cioè ha una controparte che è un dovere, cioè il dovere è non abusare di quella cosa lì. Ecco, perché una persona che semplicemente per privilegio anagrafico era arrivata in una posizione, diciamo, che era andata prima semplicemente, poi non ci sono stati più concorsi a cattedra per un sacco di tempo, perché i supplenti, come me o come tante altre persone, hanno dovuto subire il diritto del sindacato? Leggi il microfono vicino alla bocca, perché batte contro il colletto e fruscia. Sì, come hanno fatto? Ok, questa è un'esperienza tua. Quindi la trasforma. Questa è un'esperienza tua. È generalizzabile. È generalizzabile, però. È generalizzabile il passaggio da diritto acquisito, diciamo, a privilegio anagrafico. Secondo me questo è generalizzabile. È in ordine agli obiettivi, mentre io invece penso che il fallimento del sindacato non sia in ordine agli obiettivi, ma in ordine ai metodi. Cioè c'è stato un passaggio in cui a un certo punto il sindacato ha deciso di smettere di essere conflittuale con la controparte patronale, definiamola così, e ha deciso di cominciare a diventare negoziale, per cui ha preferito la modalità concertativa piuttosto che quella dello scontro, quindi non andare in piazza ma tavoli di concertazione. Per anni il sindacato non è andato in piazza, nei tavoli di concertazione gradualmente ha permesso che venissero erosi tutti gli spazi, cioè senza il conflitto, cioè tu devi proprio, il conflitto sociale esiste, quindi tu lo devi affrontare con una modalità conflittuale. Se tu decidi a un certo punto che il modo in cui tu ti rapporti con le persone che vogliono erodere i tuoi diritti e massimizzare i loro profitti è la gentilezza, stai accettando di negoziare su cose che in realtà negoziabili tanto non sono. Nel senso che quello che tu dici in questo momento è il frutto di quel passaggio negoziale, perché a un certo punto i sindacati hanno cominciato a smettere di difendere l'idea che ci dovesse essere un contratto nazionale unico con diritti uguali per tutti e ha cominciato ad accettare l'ipotesi che categorie di persone che facevano lo stesso mestiere, le stesse condizioni, potessero farlo a condizioni contrattuali diverse. Perché erano arrivate dopo. Esatto. E questo è stato vero nella università, come nelle fabbriche, come nei call center, come nei mille posti dove ho lavorato io, c'erano sempre almeno tre tipologie di contratto che garantivano cose diverse a scalare. Per lo stesso lavoro. Esatto, per lo stesso mestiere, tale quale. Quindi io ti dico, al sindacato essere gentile non è convenuto per niente, mentre continuare a rimanere conflittuale e aggressivo sarebbe stata la postura esatta. No, lì il sindacato è anche la sinistra ha perso una quota enorme di voti popolari, perché il popolo, le persone incazzate che stanno ai margini non sono gentili. L'emarginazione non ha bisogno della gentilezza, ha bisogno del conflitto. No, io penso che in qualche modo il sindacato e la sinistra hanno dismesso la rappresentazione del conflitto sociale, quindi non essendoci più lo strumento del rito che poteva essere dalla piazza allo sciopero a quello, diciamo, che è stata la storia, diciamo, della lotta del conflitto tra istituzioni e tra parti sociali, avendo perso il rito, avendone perso la rappresentazione, poi ne ha perso il senso.
Cioè, io di questo sono abbastanza sicura. È successa anche un'altra cosa, che in qualche modo, e questo però dipende, diciamo, dalla sinistra e la destra, la destra si è appropriata di alcune cose che facevano parte della cultura popolare. Pensa al funerale di Berlinguer, dove le bandiere, diciamo, con falce e martello erano, diciamo, in numero più o meno uguale al tricolore. Berlinguer! Berlinguer, vabbè, Nugoro, vabbè, Nugoro, sì, Nugoro, Salvatore Satta, vabbè. Adesso, sì, le Banshee, va bene. Sì, il continente, ok, parlo dal continente. Il funerale di Berlinguer. Ecco, pensa all'oggetto bandiera italiana che poi è diventata appannaggio della destra e che invece lì stava esattamente come falce e martello. Pensa ai comizi di Berlusconi quando spesso stavano in 12 sul palcoscenico e lui stava al centro, quindi una parte del rito cattolico. Sì. Pensa quando lui canta, pensa all'inno nazionale che è diventato un inno di destra, pensa alla bandiera che è diventata di destra. Adesso, se tu dismetti i modi del conflitto sociale, come giustamente detto prima, come gli scioperi, come la piazza, e dismetti tutti quanti quelle grammatiche che fanno parte di cultura popolare e che non sono di destra né di sinistra, tu come fai a parlare con la gente? Ma non solo con la gente, diciamo, che sta ai margini e che ha bisogno della gentilezza più degli altri, se non probabilmente più degli altri, ma tu come fai a parlare anche con me e te? Cioè, come fai a parlare se tu non hai più la grammatica, non hai gli spazi e non hai il rito e li hai cancellati perché non sei stato in grado di identificarli o li hai identificati male? Allora, sono d'accordo, dovevamo parlare di gentilezza e siamo finiti a parlare di crisi della sinistra, che è sensato perché le due cose sono molto vicine. Nel senso che se tu rifiuti il registro dell'aggressività, della decisione, della forza, del conflitto di quell'area semantica, stai intanto dichiarando la tua, cioè sei un imbelle, quindi gli imbelli non hanno guerra da combattere, perché tutti quelli che hanno una guerra da combattere sono bellicosi. Io mi ricordo Walter Veltroni che si candida a quando era segretario del Partito Democratico e nel suo discorso decide di essere talmente imbelle da non voler neanche pronunciare il nome dell'avversario per non mostrare di essere in conflitto. Lui non dice Silvio Berlusconi, non lo nomina mai. Ricordo che si era inventato quella locuzione, chissà chi era il suo ghostwriter in quel momento, lui dice il capo dello schieramento, il principale esponente dello schieramento a noi avverso. Il principale esponente dello schieramento a noi avverso. Allora, io capisco che l'espressione è gentile, ma non mi significa niente. Io ho bisogno di sapere contro quale visione di mondo tu ti stai candidando. Però non è nemmeno chiaro qual è la tua posizione, io non ti voto. Però non è nemmeno vero che dire i nomi, che pronunciare i nomi, che dare i nomi alle cose non sia gentile. L'aggressività è, secondo me, si definisce tale quando in qualche modo quello che la subisce, appunto, la subisce, si sente usurpato in un suo diritto di parola. I nomi non usurpano nessuno. Sono d'accordo su questo. I nomi propri non ne usurpano nessuno. Infatti è un errore di Veltroni, io sono d'accordo. La gentilezza è qualcosa che invece ha a che fare con la misura dell'altro e con la relazione con l'altro. Tra l'altro, secondo me, gentilezza e aggressività sono sinceramente in conflitto, perché la gentilezza non usurpa e l'aggressività sì, volendo fare la stessa cosa. Ha senso moltissimo. Usurpa l'aggressività? L'aggressività è se no è decisione. Cioè, no, aspetta, l'aggressività. L'aggressività in qualche modo. L'aggressività è decisione, dipende da che punto di vista le guardi. No, hai ragione tu all'inizio. Cioè, in qualche modo, noi questa discussione è viziata dal fatto che, essendo donne, la nostra decisione è vista o è percepita come aggressività. Però se non fossimo in questa specie di bolla e questa specie di acqua torbida, noi potremmo dire che la decisione, cioè l'aggressività e la decisione sono due cose completamente diverse, cioè indipendentemente dal percepito. La decisione è una nettezza, una chiarezza, e l'aggressività è qualcosa che comunque usurpa lo spazio dell'altro. Sì. Beh, sì. Invece noi siamo purtroppo qui dentro, dove appunto i maschi gentili sono ricchioni e le donne, diciamo, decise sono aggressive. Okay. Però noi dobbiamo fare, noi facciamo come abbiamo detto, noi facciamo come se. Tu hai detto facciamo come se. Io no, l'aggressività la difendo, io la difendo.
Nel senso che sono convinta che ci siano dei contesti dove abdicare al metodo proprio dell'attrito, mettiamolo in questi termini, attrito. E secondo te l'attrito è aggressivo? Si può decidere di non metterlo in atto, l'attrito. In alcuni frangenti, secondo me, l'attrito è necessario perché l'altro prenda coscienza del fatto che c'è una sottrazione e un dislivello di potere, di giustizia, cioè se tu non lo manifesti l'attrito, chi gode di un privilegio non pensa affatto di godere di un privilegio, pensa di godere di un suo diritto, non vede che tu non ce l'hai, per esempio. Per cui se tu non sollevi in maniera conflittuale la tua posizione, l'altro penserà che non stai male, cioè tu lo devi mostrare il malessere. Per mostrarlo è necessario trasferirlo un pochino. Devi mettere l'altro nella condizione di essere scomodo davanti a te. L'aggressività serve a questo. Io però penso che la democrazia serva anche molto a stare scomodi dentro i propri privilegi, se non sono estendibili. Quindi penso che chi è scomodo nei propri privilegi? Chi è? Dimmi chi è che sta scomodo nei propri privilegi. Ogni volta è sempre quella cosa di Nadine Gordimer, ogni volta che tu hai visto qualcuno non poter godere di un diritto democratico che ti toccava o semplicemente non poter discutere, quante volte sul treno hai litigato perché uno è salito con un biglietto in una stazione dove, avendo dismesso tutte quante le stazioncine, non c'era né il modo di fare il biglietto né la macchinetta era rotta ed è stato multato lo stesso. Sì. Ok, in quel momento diciamo la ragione non ce l'ha nessuno. Anzi, c'erano tutti e due, e la ragione in questa maniera qua, come scrive Moravia, la drinchiesa porta la morte. Capotreno ha ragione, quello non ha il biglietto, e lui, l'avventore ha ragione, non ha potuto comprare il biglietto, e quindi questo non porta a nessuna parte, non c'è bisogno neanche di essere aggressivi, c'è bisogno semplicemente di valutare caso per caso. Ecco, la gentilezza, diciamo, è una valutazione caso per caso, anche se quindi non è per pigri, è il contrario della pigrizia, è un accollo, capito, dal punto di vista sistemico. Sì, quindi cioè, sì, non si può stare scomodi, si può stare scomodi nei propri privilegi. Cioè, non è vero che la scomodità dipende da quello che non ce l'ha. Certe volte la scomodità può essere notata pure da quello che ce l'ha, e questo dovrebbe fare una cazzo di o no? Cioè, dovrebbe essere questa la democrazia. Mi confronto, cioè, se tu non li vedi... mi confronto tutti i giorni con persone che negano la condizione della negazione di diritti altrui. Cioè, i maschilisti che dicono che cazzo volete voi femministe, non è vero che le donne non hanno i diritti in questo paese. I bianchi che dicono i negri hanno più diritti di noi, addirittura prendono cose che noi non abbiamo, gli zingari hanno più diritti di noi perché vanno in graduatoria prima, tutte cose false peraltro, però una delle basi della denigrazione del nemico sociale è quella di descriverlo come più forte di te, non più debole. Perché se tu lo descrivi lui come il privilegiato, cioè io ho sentito dei leghisti, degli xenofobi, dei razzisti dire che i migranti sono dei privilegiati quando vengono qua. Perché? Perché nessuno vuole essere lo stronzo privilegiato, tutti in guerra ci descriviamo come vittime. I giapponesi, questa cosa me la disse Ishiguro a Mantova quando venne a parlare di il gigante sepolto, e lui disse sempre le popolazioni descrivono se stesse come la vittima aggredita e mai come l'aggressore. I giapponesi non si capacitano del perché i cinesi li odino tanto, diceva lui da nativo nipponico, perché la narrazione dentro la quale sono cresciuti è di loro stessi vittima delle bombe americane e delle bombe di Nagasaki e di Hiroshima. Per cui dice, se noi siamo vittime della storia, com'è possibile che i cinesi ci odino tanto? Perché è rimosso cosa ha fatto il Giappone alla Cina. Se qualcuno ti cresce raccontando la storia di te come aggressore e non come vittima aggredita, cambia la prospettiva. Ecco, la mia impressione è che tendenzialmente in Italia tutti sono vittime, nessuno è mai l'aggressore. Per cui è molto difficile riconoscersi come portatore di un privilegio se ti senti continuamente sottratto da qualcuno, minacciato da qualcun altro, non difeso, non protetto. Con chiunque tu parli tutti ti dicono io sono una categoria vessata, tutti vessati sono. No, Muggi, però questo c'ha sempre a che fare con il basso tasso democratico del nostro paese, perché la vittima non ha responsabilità, la vittima è intoccabile.
Cioè, il problema è che se non sei vittima, qualche responsabilità ce l'hai, e quindi se hai qualche responsabilità devi assumertela, e una volta che te la sei assunta devi trovare il modo di smaltirla. La vittima non ha bisogno di questo. Politicamente è intoccabile. C'è un saggio bellissimo pubblicato da qualche anno fa da Daniele Giglioli che si chiama Critica della vittima. L'ho letto, meraviglioso. Ti ricordi? Ricordo, esatto. Anche, credo di averlo anche citato da qualche parte in qualche libro, perché è un libro meraviglioso. C'è il primo capitolo dove appunto si parla della televisione del vittimismo. Esatto, esattamente quella cosa lì. Quindi a me non mi stupisce che siamo un paese di vessati, diciamo, non solo non mi stupisce, ma guarda, te l'ho detto tante volte, purtroppo il libro è stato sfortunato perché è uscito il 10 di marzo, ma questo libro che ha scritto questo signore, che si chiama Marcello Domini, che è un medico bolognese, si chiama Di guerra e di noi, ed è la storia di questi due fratelli, dove ti spiega pure perché a un certo punto abbiamo potuto essere tutti quanti partigiani dopo che era finita la Seconda Guerra Mondiale. E in qualche modo non c'era neanche cattiveria, non c'era neanche scelta. C'è qualcosa, diciamo, che non so come chiamare, se non il brodo della nostra storia, capito? Non lo so. Io lo chiamerei anche quel furbo di Togliatti, però non importa. Anche quel furbo di Togliatti potremmo chiamarlo, esatto. Ma a me alla fine Togliatti mi sta manco antipatico, ti devo dire la verità. Perché non hai il culto gramsciano, se no ti starebbe molto antipatico. Murgio non è il culto di nessuno. Io invece un po' il culto di Gramsci ce l'ho. Non ce l'ho proprio il culto, cioè poi alla fine non... Infatti una volta quando tu avevi parlato con Ishiguro, che tra l'altro è vero, però quando io avevo parlato con Fidel Castro, che non è vero comunque, diciamo, io Fidel Castro è stato maior, e parlavamo di quanto fosse importante il comunismo, diciamo, per il benessere globale, Togliatti quella volta non c'era. Non c'era, no. Ok. Pensavo a questa cosa di la scelta della gentilezza come scelta di entrata a bassa conflittualità, si abbina, se sei maschio, all'idea della debolezza. E mi è venuto in mente, mentre parlavi, un episodio che era successo durante la seconda campagna la seconda campagna elettorale di Bush Junior. E a un certo punto i suoi spin doctor avevano un problema con la costruzione del suo personaggio pubblico, lì niente lasciato al caso, no? E avevano un problema con il fatto che venisse descritto come un uomo, insomma, si era fatto fotografare con la mimetica, si era fatto fotografare con, cioè aveva un problema di rigidità, di rigidità di postura, ma anche risultava antipatico e respingente perché poco empatico, la gente non si medesimava in lui. Quindi gli venne consigliato in un'intervista di raccontare di essere stato vittima dell'alcolismo e di aver fatto un percorso di recupero dell'alcolismo con i gruppi appunto dell'Anonima Alcolisti. E questa intervista si trova ancora online, e tu lo vedi appunto piangere e dire: è stato un momento difficile della mia vita, cioè assumere la posizione della vittima per convincere gli ascoltatori a empatizzare con lui e a immedesimarsi trovandolo tenero. Tenero. Cioè la gentilezza può essere una modalità per suscitare la tenerezza. Ed è una, in questo senso, è una modalità manipolativa. Ma te l'ho detto che l'ha portata, diciamo, a patologia, chiaramente la gentilezza è manipolatoria. Questo sì, però vorrei, Murgia, visto che siamo qui, quanto quanto, da 31 minuti? 33, infatti possiamo... Benissimo. No, ti volevo salutarti come gli alcolisti anonimi. Come? Così, sono Chiara Valerio, non bevo da ieri sera. Sì. E ti prego di empatizzare con me, Empatizzo, ma devo farti una rivelazione. Sì. Dovresti andare su Instagram un attimo. Sì. Prendi il telefono, vai su Instagram. Devo dirtelo, mi dispiace perché non c'entro niente io, non l'ho fatto io, però devi saperlo. Cerca le bimbe di Slater. Cerca la pagina Le bimbe di Slater. Murgia, se l'hai fatto tu, mi incazzo. Giuro che non l'ho fatto io, giuro. Slater Girls, cioè, anche. Ma no, che state fuori? Cerca le bimbe di Slater, vai lì. Ma Muggi, ma che cos'è questa cosa? Guardalo!
Ma perché? Come perché? Perché c'hai le tue bimbe. È qualcuno che evidentemente ha seguito la puntata dell'altro giorno sulle bimbe di Conte e ha deciso che me ne sono accorta perché ha iniziato a seguirmi, sono andata a vedere e devo dire che mi ha molto divertito. Infatti giustamente non mi seguono perché sanno che... Per non farsi vedere le bimbe di Slater. Ecco, siccome è sicuramente qualcuno che ci sta guardando in questo momento, io volevo dirgli o dirle, amico, amica, sei un fottuto Va genio. bene, ciao Murgia, ci vediamo domani forse. Forse. Guardate l'imbarazzo, Forse ci vediamo domani. è Ciao ciao. bellissimo. Ciao. Cazzata, ecco, l'ho immaginato, se n'è andata. Scusate, cosa provo per te? Un processo. Vabbè. Ciao e grazie. Ci vediamo domani sera. Forse, non so se sarò con lei oppure da sola a questo punto. Ciao.